Ciao ragazzi, siamo tornati alla parte numero 29 dell'esplay di Astral Chain. Allora, eravamo in questo portale, stavamo seguendo Ake, che come al solito fa sempre di testa sua, perché ci è stato detto che avevano individuato il legatus di nostro padre, il capitano Howard, e ora noi lo stiamo cercando. Possa essere sopravvissuto? Ok. Trolla. Allora, ho capito. Un sacco di cose da fare. Allora, innanzitutto, questi immagino bisogna prenderli con l'arco. Uno e due. Poi, già che ci... Oh, quanto è veloce. Già che ci siamo... No, non riesco a controllarlo, non sono abituato alla sua velocità. Scendi. Già che ci siamo, andiamo a fare questo qua sopra. Aia. Uso le giambeste perché schivo automaticamente. Fatto. Ora manca quell'altro. Oh, grazie, gioco. Aspetta, aspetta. Torna su, torna su. Ah, no, non si può andare lì. Ok, allora riportami giù. Vabbè, puoi cadere, è tranquillo. Ah, ma vaffanculo, ma questo è la fine. Ma che palle, che fregatura. Ok, da qua bisogna scendere qui, andarti qua. Ok, qua bisogna interagire con questi cosi. Questo bisogna girargli attorno. Ah no, è vero, è vero. Ora ricordo. Bisogna congiungerli. Tipo questo lo porto qua. Ah, non pensavo cadessero. Vabbè, allora questo lo si può spostare con il possente, no? Allora facciamo tutto col possente. Fermati, telecamera sempre fra le palle. Questo incastriamolo qua. Dai. È incastrato qua, non si muove più. Quindi, la cosa migliore è prendere questo qua e portarlo insieme agli altri. Vedi. E no. Sì, però se si muove la telecamera da sola, io mi incazzo, cioè... È molto precaria la situazione. Allora... Ok. Questi due sono insieme. Ora... Tu, vieni qua. Dai, ce la puoi fare. Ok. Bisogna tornare lì. Ti voglio bene, diciamo bestia. Ti voglio troppo bene. Grazie, grazie di esistere. Allora. Possente. No. Afferra, t'ho detto, vai. Non si... Ma perché si muove? No. What? Cosa è successo? Perché è tornato là?
E soprattutto perché si è mossa la telecamera da sola, come al solito. Ale. Oh, ci avrei messo più tempo quanto ci avremmo dovuto mettere. Allora. Vediamo un po'. Bertolt, ma che nome è? Sembra un nome di persona. Che cazzo? Aia! Ammazza! Aiuto! Dio! Mi date un mostro normale contro cui curarmi, per favore. Ma io recupero vita pian piano. Ah, mi sa che è un'abilità che ho equipaggiato lì giusto. Bellissima immagine, eh? Bellissima, grazie Zoom. No, tecniche, abilità. Sì, autoguarigione, che figo. Quando c'ho Legion Spada. Grazie. Quando c'ho Legion Spada fuori mi curo al secondo. Anzi, è fortissimo. Oh mio Dio. Ah, bene, già. Sono riuscito a interrompere la cura proprio a un valore di HP ideale. Allora, tutti le vite dalle palle. Tu fai lo stesso. Poi tu te ne vai. Intanto vedo già la gente divertirsi dall'altra parte. Perché quello lampeggia? Lampeggia proprio. Sì, ma lo zoom off. Ciao! Questo era il Legion del Capitano Howard con addosso il suo Legatus. In quello che in qualche modo ci vuole comunicare, che adesso dobbiamo combatterlo per catturarlo. Quello che è successo è che in qualche modo che nessuno ha mai capito, a quanto pare si sono tipo fusi, cioè Howard si è fuso con il suo Legion. Devo prendere il sigillo scudo. Ok, stunnato. Vabbè, spoiler, è questo l'ultimo Legion che ci manca. Questo era... Oddio! Quanto dura? Madonna, ma dura tantissimo. Perfetto. Non vedo un cazzo. Ci sono due dei miei Legion più Akira col suo Legion. Sì, però devi andarti da lì perché se passo lì prendo danni. Oh, che palle. Oh! Che? Okay.
cazzo, cosa che poi è schifficata. Non mi ricordavo. Vai, ti aspetto. È strano perché mi ha colpito ma l'ho anche ferriato. Oddio che palle quelle cazzo di cose. Ma fa malissimo poi. Vieni. Ah, è morto, dai. Vedo un cazzo, non vedo. Legion Asha. Anche a questi piace parecchio. Ora ce li abbiamo tutti. A parte quello è uno spadone, non è un Asha. Non so dove sono inventata l'Asha. Non ho letto la descrizione. Adesso mi dà tipo S più. You could take those helmets off. Those things aren't just for show, you know. You're police now. You're not civilians anymore. You gotta follow police regulations. Yeah, yeah. You've told us 100 times. We know. Oh, and since when were you a stickler for the rules anyway, Dad? Right? You're not exactly filling me with confidence. I still really don't get it. You know, I never expected you guys to grow up to be police. Didn't even tell me you'd signed on. Come on, Dad, it's obvious. We want to save the world, just like you. Wait and see. You don't have to fight alone anymore. Do you even hear what you're saying, kiddo? Just focus on not getting yourselves killed, okay? Roger. Saying Roger is one thing. Do you really get what I mean? Anyway, just don't make me bail you out too much. Got it? Something wrong? Nah, it's nothing. All right. Hey, you over there. Do me a favor. Hey, what are you doing? This is a big day for you. Come on, say cheese. Quindi effettivamente se n'è veramente andato. Avanti, abbiamo finito il capitolo 8. Ossia, PHP. Il cappello di Marie. Allora, abbiamo un pochino di tempo per andare al prossimo capitolo. Quindi sì. 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 My name is Jenna Anderson. I come to bring you your future. People of the Ark, your time is drawn to a close. There are those who would use your fear to sell you a false deal, building a cage around you with lies.
They will ask you to sacrifice everything for their ambition. But such ambition can only lead to damnation. There is another way. And soon I will show it to you. Prepare yourselves. You must sacrifice. Però, cioè, io ho capito. Cioè, ho capito che lei deve essere rappresentata come la cattiva. Però, cioè, voglio dire, una doccia, un cambio di vestiti può anche farsa. Cioè, non è che è appena scappata dal. Da cella di isolamento, per dire. L'Unione considera le dichiarazioni di Jane Anderson una dichiarazione d'attacco. È stata attivata un'allerta antiterrorismo in tutta l'arca. Misure effettive sono state implementate nella zona 26, 27, 28, 29 e 34. Non rilassatevi troppo, ragazzi, abbiamo bisogno di voi sul campo. 5 minuti fa Jane ha preso il controllo delle comunicazioni dell'arca. Minaccia attacchi terroristici contro l'Unione. È stato dichiarato lo stato di emergenza e sono stati già evacuati i cittadini dalla zona centrale dell'arca. Non sappiamo da dove provenga la trasmissione, ma tutti stanno cercando dove si nasconde. Voi due siete stati assegnati alla ricerca in Piazza dell'Armonia. Mettetecela tutta, trovate Jane al più presto. Sì, ma presto non Sunday, sai questa immagine? Sì, ce n'è già una lì. Ok, allora. Questa è la solita fase del capitolo pre-missione. Tu, chi sei? Guarda confusione, tocco subito in mezzo. No! Sì, ecco, toglila tu, toglila tu. Stavo preparando le scorte per la prossima mobilitazione, ma non pensavo che occupasse tanto spazio. Di questo posto ti sento. Non voglio. Ma perché non le possiamo spostare una alla volta? Ok, possiamo scegliere. Non spostare queste scatole, ma come vedi c'è ancora una montagna. Laggiù per me, metti poi dove vuoi in quell'area, basta che tu lo faccia in fretta. Trasporto un buon numero di scatoline entro 3 minuti. Più scatole trasporti, più sarà difficile, infatti ne porterò due. Io vado a prendere altre scorte, se ne finiamo in men che non si dica. Lo so, come purtroppo li so i comandi, è che fa schifo. Fatto. Anche lei che guarda mentre sposta i scatoloni. Sì, non è stata una mossa intelligente in realtà. Avrei dovuto spostare. Portare quelli da due il più lontano possibile. Così poi. No, però i poliziotti che corrono no. Dov'è che era? Non posso muovere la telecamera. Dov'è che era il quarto? Ah, di qua. Ma allora basta con questo qui, lo porto di qua. Ah, ma allora non è manco così difficile. Ok, e te lo porto lì. Non mi correte contro, eh. Fatto. Finito? Posto così? Ma come no? Questo è anche di qui. Sì, poi? Vabbè, allora facciamo che ne devo portare 19 alla volta. A parte che come cazzo già fa anche semplicemente a sollevarne così tanti, cioè impossibile. Ma non mi correre incontro. Oh, avete rotto il cazzo, una certa basta. Non so perché, a sto giro è molto più facile delle altre volte.
Vabbè, ma è facile anche perché bisogna percorrere una distanza molto bassa in realtà, eh. Ecco. Se ne fa tipo Gina sta tipo distruggendo tutta l'unione. Cazzo, per pochissimo non ce la faccio comunque. Se non avessi fatto cadere quelli, ce l'avrei fatta. Beh, oh. Minimo una A. Mi ha fatto risparmiare un sacco di tempo, ti devo un favore. A fronte di Gina, ricorda che io e la divisione tecnica siamo sempre dalla tua parte. No, però vabbè. Ah. Vincina media. Ok, adesso andiamo... No... Andiamo a dare da mangiare i gatti. Se abbiamo il cibo per... Non mi ricordo se abbiamo il cibo per gatti. Non ce l'abbiamo. Vabbè. Oggi morirete di fame voi. Andiamo all'infermeria. Vediamo che parte c'è un pallino blu. Io non riesco a capire dove è entrato. Medico prudente. Sai cosa è successo alle scorte che avevo lasciato qui? No. E che mi servono subito. Grazie alla telecamera di sorveglianza si dovrebbe capire che le ha prese. Dovresti hackerarle, ma cosa? Ma cosa ti fa pensare che sappiamo hackerare? Vabbè, penso che sarebbe anche abbastanza illegale allora. Però. Cioè, perché hackerarle? Non si può semplicemente andare a guardare le registrazioni. Ok. Passato per di qua. Qui ci dovrebbe essere un'altra telecamera. Da che parte? Vabbè, si controlla. Mi sa che ha preso le scuole e si sta dirigendo verso gli ascensori. Continua a inseguirla. Analizza. Immagino prenda un ascensore. Ho usato l'ascensore. Gli dati di camera non ci mostrano dove è sceso il ladro. Forse qualcuno di paraggi l'ha visto. No, tu non sei utile. Tu? Qualcuno di trasporto di scorte? Questa persona prende l'ascensore per il tetto. E riporto? Analizza. Ah, ecco qua. Information display. Posso aiutarti? Questo è scorto di qualcun altro. Wow, scusa, lo porto subito dove l'ho prese. Ok, andate. Ok, fatto. La prossima missione le faccio tutte, così poi all'inizio della prossima parte andiamo direttamente in missione. E là, da te vorrei che andassi a prendere dei pezzi da Tabitha di sopra. Siamo un bullone, siamo un grande bullo, un dado. Sì, non è che dobbiamo spendere 10 secondi per ogni cosa che... È una molla. Un radiatore. E una sospensione. Posto? È finito? No, ok. Solo bullone, molla e radiatore. Ah, bello. Ci avete tutti i dati, però soltanto alcuni ci servono. Figo. Un bullone, molla e radiatore. Vabbè. Però chi è Tabitha?
dovrebbe essere tipo lei, sì, esatto. Vedi i pezzi? Vuole bullone. Radiatore. E poi era dado o molla? Mi sembra molla. Mi sembra che sia molla. Ok. Già che ci siamo. Ipotizzi il manganello. A parte che mi sa che non posso, infatti non posso. Qui no, non mi ipotizzo ben niente. Garage. Ah, perfetto, tutto giusto. Ok, allora. Madonna, quanti drop. Ok, teniamo qui la parte numero. Questa era la 29 del let's play di Astral Chain. Se il video vi è piaciuto, cliccate il pollice in su, salto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi. No, non volevo scattare.